Vivere e raccontare, puntata numero 322, sono le 11 del 26 febbraio 2022. Dallo studio in esterna di Aracne TV, Domenico Frontera presenterà oggi quello che è il protagonista della puntata, cioè il volume intitolato Etimologia dell'amore, ovvero l'amore, una sola radice, il cui autore è il maestro Maurizio Furlani. Buongiorno maestro. Buongiorno. Vivere e raccontare è il format di Aracne TV, ideato da Gioacchino Onorati e Augusto Zucchi, che dà modo agli autori di raccontare le proprie opere. Oggi, con il maestro Furlani, siamo quindi allora qui per parlare di questo libro, Etimologia dell'amore. Bene, innanzitutto una piccola presentazione di Maurizio Furlani, che è nato a Roma, e che è appunto pianista, compositore, professore qui a Santa Cecilia. Ricordiamo che ha fatto numerosi seminari con il compositore tedesco Karlheinz Stockhausen, ha conosciuto Filippo Toni, poi diremo La Svolta, e soprattutto è un poeta. E lo dico veramente col cuore, perché è un libro che mi ha colpito profondamente, maestro. L'etimologia dell'amore è una raccolta, non, preferisco non chiamare silloge, ma una raccolta di poesie che però hanno un elemento in comune anche con le precedenti opere, in cui ricordo Trame di poesie, Storie di fiori, un'altra in divenire, L'armonia del sensibile. Però il tema principale è appunto sempre l'amore. Occorre una etimologia dell'amore. Cos'è il termine? Etimologia dell'amore è ovvero il significato della parola amore, ma non della parola, di quello che noi siamo. Perché l'amore è un sentimento che noi ci portiamo da quando si nasce. L'amore è la passione, l'amore per il proprio lavoro, un ideale, per i figli, per la famiglia, insomma è un sentimento che ci accompagna quotidianamente. Ma a me non sembra soltanto un sentimento, a volte leggendo le poesie di questo libro mi pare che ci sia dietro anche un qualcosa di più, non mi sembra un amore così banale, quasi una visione romantica, non nel senso reale del romanticismo, che è un'altra cosa, ma nel senso comune del termine. Non mi paiono poesie d'amore così come ce ne sono tante oggi in giro. No, non è un, questo, in questo libro non si parla di sentimenti, proprio si parla di un'etica, di una morale, di una formazione psicologica, di qualcosa di più, proprio che ci accompagna. E accompagna non l'amore idilliaco, no? Sì, quella guerra che c'è tra il bene e il male, piena guerra. Noi viviamo tante contraddizioni e io sono molto, molto incoerente, molto contraddittorio, ma proprio perché questo muove i sentimenti, muove l'amore, muove la passione. Non si può rimanere sempre in pianura, dobbiamo scalare colline, montagne. Quindi un amore che racchiude in sé il male e il bene. Infatti sì, si prospetta proprio questo libro. Un messaggio quindi che ricalca un po' la psicologia anche di Maurizio Furlani. Il modo di essere, il modo di porsi con se stesso nella vita. Com'è questo rapporto musica-parola? Come lo vivi all'interno di te stesso? Come lo percepisci? Mi curiosisce questo. Musica e poesia sono la medesima forma creativa. Cioè, vuol dire ritmo, significato delle parole, significato dei suoni. Non c'è differenza. Perché la parola suono, è il
senza fare poi dei riferimenti alle, alle lingue tonali, quelle asiatiche. Ma la parola è suono, la musica è suono, entra nel sensibile. Non a caso appunto l'etimologia dell'amore ha poi un suo proseguimento, che è l'armonia del sensibile. Questa unione tra suono, musica e verbo, e parola, e sensibilità nel comprendere la differenza all'interno di questo sentimento, bene e male. Non potrà mai essere bene, non potrà mai essere male. Proprio l'unione di questi, del bianco e del nero, degli opposti, fa sì che noi siamo persone interessanti, importanti, che ci evolviamo, che abbiamo una, e anche involiamo, nel senso che abbiamo un'involuzione, lo vediamo tutti i giorni poi. Certo, la dissonanza è quindi mancanza di parole, per certi versi. La dissonanza, almeno in musica, è un attrito che risolve in musica. Poi di quale musica, insomma, nel nostro DNA. Ma la dissonanza comunque è necessaria, perché è movimento. Questo è in parole e in musica. E questa è una cosa che mi colpisce tanto, infatti, perché qui l'amore ha in sé il tono e anche la dissonanza. L'armonia non è soltanto, per così dire, razionalmente costituita dalla ragione, basta. L'armonia è ragione e sentimento. L'armonia quindi è armonia di contrario. Possiamo dire così? La sua poesia. Nella sua vita, certo. Lei cerca armonia in questo modo. Certo, bisogna fare attenzione ai luoghi comuni. Io penso che il luogo comune è un male della nostra, della facilità e della banalità, perché dire armonia si pensa subito alla consonanza, no? L'armonia è qualcosa che unisce precisamente una mano sull'altra mano, no? Un sentimento sull'altro sentimento, ma l'armonia è anche dissonante. In musica l'armonia è anche dissonante. C'è questa appunto interruzione tra armonia dissonante e armonia consonante, ma sono tutte e due la stessa cosa, necessarie, come la parola dissonante che si unisce alla consonante. Io appunto lavoro molto, e tu avrai ben visto, che l'ossimoro, no? Questa figura retorica, per me è necessaria, proprio per sottolineare la differenza di una parola, no? Dall'altra. E viviamo proprio in questa incoerenza. Io non ho certezze, io le mie certezze le vado a cercare, ma poi subito le contraddico, perché altrimenti mi annoierei. Certo, è un cammino, un completamento, un andare avanti. Forse a volte anche un ritornare con maggiore consapevolezza. In queste poesie molte volte infatti alcuni temi vengono sviluppati, sembrano avere una chiosa, poi dopo sembrano un'altra volta ritornare verso un'involuzione, ma questa involuzione in realtà non è tale, mi pare, ma è la premessa di un progredire continuo, senza avere mai certezze, che sicuramente lo fanno bene. Dissonanza, armonia, un bel libro, davvero, maestro. Adesso se mi permetti posso dire una parola su di te, perché io non a caso ho scelto la tua presenza qui, e l'ha scelta anche appunto la nostra casa editrice, perché sei un poeta di grande espressione, e poi anche se noi scriviamo in modo diverso, la percezione è univoca, cioè da dire del dubbio, della parola che si fa, che provoca, che dà al lettore un indizio per poter approfondire. Questo è importantissimo. Sì, infatti io ti ringrazio per questa. Sì, l'idea è proprio questa, per questo sono contento di essere qui.
questa meravigliosa diciamo, struttura che è Santa Cecilia, in questa sala storica. La dissonanza, l'armonia intesa come armonia di contrario, è l'amore in questo caso. Ho trovato veramente un completamento, una cosa molto bella, e io consiglio molto vivamente di leggere questo libro perché dà spunti, non dà certezze, ma ci fa crescere. Ed in fondo un po' anche quella che era la mia poetica, grazie di avermelo ricordato, maestro. Bene, e io vorrei sottolineare anche un altro aspetto, che è questa particolarità. Io ho notato che in alcune poesie lei mette un corsivo. Ciò significa che sta parlando sottovoce, con se stesso. E questa è una cosa molto bella. Può spiegare? Sì, brevemente, io scrivo, mentre scrivo, nell'atto di scrivere, scrivo ciò che il lettore dovrebbe percepire. Ma in me c'è un'altra parola, no? che è sottointesa, che è detta sottovoce, che non è stata preferita, nemmeno scritta, ma la metto in corsivo per far capire che forse sarà anche questo. È un dubbio, un ulteriore dubbio, oppure un qualcosa di più intimo. Sì, è come quasi io percepisco un dire agli altri e un non dire dicendo. Proprio così. Grazie. Proprio così. Grazie. Prima di concludere questa puntata di Vivere e Raccontare, ascoltiamo l'attrice Elisabetta De Palo, che ci reciterà una poesia del maestro, tratta dall'Armonia dei Sensibili, un volume che a breve verrà diciamo, pubblicato sempre da RAC. L'intervista al maestro Maurizio Furlani continuerà nella prossima puntata. Grazie ai nostri telespettatori per l'attenzione. Grazie. Immerso nel mare, ho amato farfalle e petali rosa in pelle di seta, su sfondo di cielo azzurro. Il respirare fu nuovo, colmo di acqua e di aria rarefatta, quasi un dolce morire, inaspettato regalo. Dopo l'attesa.